Torniamo con Nausica Stoppelli. Buongiorno Nausica, di nuovo. Buongiorno Martino a te, buongiorno a tutti. Allora, io voglio partire dall'iniziativa che hai messo in piedi delle giornate dell'arte. Ecco, parliamone subito. Sì, le giornate dell'arte sono una piccola iniziativa che ho voluto portare avanti per, diciamo, offrire uno spazio a dei giovani artisti che avevano bisogno di spazio, secondo me. Diciamo, io non sono un mecenate, però avevo un'opportunità, quella di dare uno spazio dei giovani per far sentire la loro idea dell'arte. Secondo me l'arte non ha una percezione oggettiva, è un linguaggio. Tramite ognuno di noi ci si può esprimere. Prende forma, prende certo. forma, però noi siamo tutti diversi l'uno dall'altro, e quindi l'arte per di fortuna. Ognuno è diversa. E quindi ogni metodo di linguaggio è diverso, però la cosa bella dell'arte è che, anche se diversa da persona a persona, riesce ad arrivare. E quindi secondo me questo è un grande messaggio, no? Che si può dare. E soprattutto anche coraggiosa come iniziativa. Sì, questo perché l'idea di fare queste giornate dell'arte nasce anche con la voglia un po' di sensibilizzare il territorio. Quando l'ho voluta fare, cioè ho iniziato a pensare a queste giornate, in realtà ero stata alla stazione di Maratea, ti dico proprio come sì, è nata l'idea. Cioè, come no? Ero alla stazione di Maratea ed erano usciti i ragazzi delle scuole che dovevano prendere il treno e sono rimasta lì un po' a ascoltare di che cosa parlavano, i topic, no? Il modo di parlare. E mi è venuto un po' di sconforto, ti dico sinceramente. Immagino. E ho pensato a quando eravamo giovani noi, no? Noi ci dedicavamo ai grandi ideali politici, personaggi storici, la filosofia, la musica. La no? musica, ne abbiamo fatta insieme. Abbiamo fatto musica. E quando facevamo musica noi non c'era la trap, non c'era tutto questo rap, no? Infatti. Noi facevamo metal, eravamo visti come gli facevamo angeli, gli angeli del male, cattivi. No? Però no. La gente dimenticava che il metal si fonde, cioè nasce da quella che è la musica classica. Quindi dallo studio della musica, dalla cultura musicale. Dall'ascolto. E quindi dallo studio, soprattutto dallo studio. Quindi noi avevamo una disciplina, una forte disciplina di base. E adesso tutte queste cose, non lo so... Sono scomparse. Sì, il fatto, poi sai qual è? È che sono passati sì e no 10 anni. Sì. Però sembra che sia passata un'epoca. Sì, è una cosa che a me spaventa tantissimo. Sembra che noi quasi parliamo come se facessimo parte dell'epoca giurassica. Sì, quasi. Sì, della preistoria. A me questa è una cosa che spaventa. E quindi la voglia di fare queste giornate dell'arte serviva anche un po' a sensibilizzare il territorio in merito a quella che è l'arte, passando attraverso i giovani. Quindi non passando attraverso, insomma, artisti grandi, lontani, certo. della generazione, ma... da persone che del sono territorio. Appena uscite da quella generazione e sono del territorio, quindi poteva essere più facile arrivare ai giovani in questo modo, scegliendo anche artisti che parlano di quella che è la realtà. E per questo motivo, soprattutto oltre a questa iniziativa che hai messo in campo, ricordiamo che poi inizierà da subito, già dal 18. Sì, già dal 18 iniziamo con Albino Console, un giovane scrittore calabrese. E la sua scrittura mi è piaciuta perché... Che salutiamo, visto che in questo momento ci sta vedendo. Che ci sta guardando. La sua scrittura è immediata, è reale. Non distanzia per niente chi legge da quello che sta leggendo. E quindi è immediato, è come una freccia. Chi meglio di lui può arrivare ai giovani? Ecco, e poi ci saranno? Dopo di lui, il 19, ci sarà Giorgia Cerchiara, che è un'altra giovane, cioè una giovane pittrice calabrese, quindi restiamo in Calabria come regione. E anche lei è fortissima. Un suo quadro è contemporaneo, però allo stesso tempo a me ricorda Turner, quindi parliamo del romanticismo inglese. Queste tempeste di colore... fortissime, però usando quelli che non sono più i colori del romanticismo, ma dei colori contemporanei. C'è il fucsia, il rosa shocking, però è assolutamente parallelo. Quasi kitsch. Sì, però assolutamente parallelo a Turner. È una cosa incredibile. E quindi anche lei, c'è una forma di pittura moderna con un retaggio fortemente classico, però immediata anche lei, che può arrivare ai giovani.
Il 26 avremo Federico Palazzo, un altro un mio coetaneo, poeta, anche lui fortissimo, che anche lui scrive dell'amore come lo vediamo adesso, quotidiano, anche lui di ispirazione di grandi classici, però ha trovato il suo metodo di linguaggio per arrivare a tutti. I nuovi linguaggi, insomma, ha saputo unire vecchio a nuovo. Quindi le persone che ho scelto sono persone che possono arrivare, persone autentiche, vere, che per loro l'arte è una necessità, è un modo di esprimersi. È difficilissimo esprimersi a parole, cioè, noi facciamo musica, questa è una cosa che la conosciamo bene, no? È più facile a volte scrivere una canzone che parlare di un argomento che ci sta a cuore, certo, in maniera normale, no? In una discussione così come stiamo facendo io e te. E loro utilizzano l'arte, secondo me, per comunicare quello che sono, è il loro linguaggio, e quindi sono veri, e l'arte, se è vera, arriva. Indubbiamente. Però vogliamo anche dire una cosa, anche tu hai fatto una scelta artistica. Sì. Dobbiamo dirlo, no? Perché è molto divertente, cioè divertente. Ha comunque del romantico ed è fuori anche dagli schemi, poi come scelta. Sì, decisamente, decisamente. E io penso che la vita sia... cioè, questa è una banalità forse, e non puoi mai sapere che cosa ti sta succedendo. È imprevedibile. Noi abbiamo un percorso, lo seguiamo, pensiamo che stiamo andando in una direzione, all'improvviso cambia tutto. Cambia tutto. C'è questa svolta che ti porta su un nuovo paesaggio di cui non sai niente e devi conoscere tutto da capo. Io ho iniziato la mia carriera, diciamo, come professionista nell'ambito scientifico. Io vengo dal settore della chimica farmaceutica, con una forte inclinazione per la biofisica, quindi parliamo di ricerca su DNA e RNA per, sì, creare dei composti che possano avere azione anticancro, quindi qualcosa molto molto, molto molto scientifico. È accaduto che, stando in Inghilterra, la vita mi ha dato una prospettiva diversa, che è quella di entrare nel mondo del, come dicono gli inglesi, l'F&B, no? Food and beverage, la ristorazione. Sì. E questo non nasce per un pallino, un'idea che mi è venuta, ma da problemi di vita quotidiana che vi voglio raccontare. Io lavoravo in un laboratorio di ricerca, uno dei laboratori di ricerca più importanti del mondo, il King's College, nella Randall Division, dove è stata scoperta la struttura del DNA, per farti capire. Ecco. Un posto dove il brainstorming era una cosa magnifica. Magnifica. Si respirava scienza, innovazione, cultura, anche andando a prendere semplicemente un caffè al bar dell'università. E lì sono stata per tanto tempo. Lì ho fatto la mia tesi di laurea prima, poi ho deciso di ritornare e andare a lavorare. Prima cosa importante, ho lasciato l'Italia. Certo. Perché ho lasciato l'Italia? Perché purtroppo, come fanno tanti, purtroppo per il mio settore non c'era spazio per me. Ed è una cosa triste, no? Uno studia tanto tempo, vorrebbe restare a casa sua, non dico nel mio paese, perché nei paesi è difficile fare, indubbiamente, anzi impossibile fare quello di cui mi occupavo io. Però vuoi restare in Italia, perché noi possiamo girare il mondo, però siamo sempre italiani. Le radici le chiamano. Purtroppo ho dovuto lasciare l'Italia e andare in Inghilterra. Per me l'Inghilterra adesso è casa mia, però all'inizio non lo era. Ho dovuto imparare a vivere secondo quella che è la cultura inglese, che è una cultura molto molto avanti rispetto alla nostra, e lo dico senza problemi, perché è una cultura precisa, organizzata, dove tutto funziona, molto aperta mentalmente. Ormai, per esempio, a Londra chi ci vive non sono più gli inglesi, ma è gente che viene da tutto il mondo. Quindi tu sei in questo melting pot culturale. Infatti a Londra non esiste l'Inghilterra. Non esiste più, esiste non, il esatto, mondo. Non esiste più l'Inghilterra, esiste il mondo. Quindi che cosa c'è di più aperto che vivere nel mondo? E mi sono rimasta affascinata enormemente da questa cultura, ed è entrata in me, nel mio modo di vivere, nel mio modo di lavorare, nel mio modo di pensare, senza perdere mai quella che però è l'identità italiana, no? Certo. Perché il nostro essere italiani poi si vede in tante cose, nell'essere amichevoli al lavoro, perché
noi lo siamo in maniera diversa dagli altri, essere italiani, ecco, ognuno di noi sa che cosa significa essere italiano. Quindi sono trasferita in Inghilterra. Lavoravo in questo laboratorio di ricerca, avevo un mio grant, quindi un mio fondo di ricerca. A un certo punto questo fondo di ricerca è finito, ho iniziato a fare dei concorsi per restare all'università. Io non ero cittadino inglese, quindi perdevo dei punti nelle gare. Fatto sta che a un certo punto io non avevo più i soldi per vivere, perché Londra è una città che ti mangia. Se stai un mese senza stipendio, puoi sopravvivere un altro mese con i soldi che hai messo da parte, ma non ce la puoi fare. Allora tutto passa in secondo piano. Io non ero sola lì, ero con il mio compagno, però sono una persona che è sempre voluta essere indipendente, fin da quando ero piccola, e quindi non mi stava bene proprio essere mantenuta. Io volevo essere indipendente, però che cosa dovevo fare? Lasciavo l'università, mi cercavo un altro lavoro, perdevo quello per cui avevo tanto lottato e sudato per anni? No, allora ho deciso di trovarmi un altro lavoro mentre continuavo a lavorare all'università, e ho fatto quella che poi è una follia, perché ho iniziato a fare due lavori full time nello stesso momento. Però non è facile lavorare in scienza e trovare un altro lavoro in scienza. Eh no. Allora dovevo trovare qualcosa combinabile anche con gli orari. E allora ho chiesto al mio compagno, ho detto: poi tu hai qualche idea, che cosa posso fare? Lui all'epoca lavorava con uno chef stellato che si chiama Gonzalo Luzzaraga. Tu guarda, noi cerchiamo personale di sala, perché non vieni a lavorare da me? Cioè, una cosa... Hai provato, insomma, completamente diversa. La gavetta del cameriere. E sì, dice, vabbè, dopo tanti anni di studio, ma proprio tanto, tanto studio e libri, libri e libri, che fai per fare la cameriera? Lavori all'università? Nulla togliere ai camerieri, assolutamente. Però chiaramente inizia un percorso completamente diverso e comincia dalle basi, dall'asciugare i bicchieri. Quindi io ho accettato, sono andata a lavorare in questo ristorante e ho iniziato ad asciugare i bicchieri. E quindi combinavo questo lavoro con il lavoro all'università per poter portare avanti la mia ricerca, no? La mia passione, quello che certo. Per cui avevo tanto lottato. Se non che è accaduto a un certo punto, grazie ad un grande maestro che io ho avuto in questo ristorante, che adesso è stato nominato il miglior head sommelier italiano a Londra, Federico Danone, che mi ha iniziato a quello che è il mondo della ristorazione, dalle basi. Ed è stato tanto bravo, ecco che cosa poi, quanto vale un maestro. È stato così bravo che ti ha dato una nuova prospettiva. Sì, mi ha affascinato così tanto con questo mondo che io ho deciso di restarci. E quindi, poiché all'università in quel momento non c'erano fondi per me, lo spazio c'era, però senza fondi non si va avanti, e io ero stanca, perché fare due lavori full time significa dormire 3 ore e mezza a notte, soprattutto in una città. E vuol dire in un anno essere ormai dopo quattro, a pezzi. Dopo quattro mesi che io facevo questo, il mio corpo ha iniziato a cedere. Non ce la facevo più fisicamente. Quindi ho scelto di restare in quello che era l'F&B. È iniziata per me questa grandissima avventura. Perché poi è terminata, cioè ti ha riportato a Maratea. Sì. E si è unito al vino console. Buongiorno Albino. Buongiorno a tutti. Perché ci stava guardando e poi ha detto: va bene, ora passo. Stiamo scherzando. Eri già qui. Vero. E allora, io voglio riprendere questo racconto interessante, Nausica. Il 18, ricordiamo, iniziano quindi le giornate dell'arte, e ci sarà proprio il buon Albino, e quindi che dire, presentalo. Ma la metti in imbarazzo. Assolutamente. Come ho detto prima, Albino è uno scrittore calabrese immediato, che arriva subito al lettore. Ha scritto un libro molto coinvolgente per un bicchiere di latte. Esatto. Radio. E come no? Qual è il problema? Molto molto interessante, molto immediato, ti fa sentire con lui nella sua storia già dalla prima pagina.
E quindi vi invito alle giornate dell'arte il 18 alle 5 di pomeriggio presso Cala del Citro a Maratea. Bellissimo. Aggiungiamo. Sì. Per ascoltare la sua storia, la sua visione dell'arte e leggere qualcosa del suo libro. Ecco. Io devo essere onesto, quando mi ha contattato sono rimasto estremamente lusingato, perché poteva scegliere tante persone, ed è stato una delle conferme che per fortuna ho avuto del buon lavoro fatto questa volta. Sono stato veramente felice e sono felicissimo di essere lì il 18, a parte che andrò anche a vedere le altre. Sì, certo. sì, assolutamente, penso che meritino. Non sapevo di preciso di cosa si occupassero, ho sentito prima quello che ha detto la dottoressa e sono ancora più curioso. Bene, e quindi sì, che dire, in fin dei conti, come vedete, la radio anche serve anche per creare un bel incontro. A me fa piacere davvero, perché comunque per noi anche sono delle conferme, no? Certo. Dire che poi il lavoro ripaga. Nausica, sì. Io ti voglio far lasciare davvero un ultimo messaggio, perché oggi ci hai raccontato una storia legata all'arte, quindi davvero concludi con un messaggio, quello che ti viene proprio. In relazione all'arte? A quello che vuoi. Allora, il messaggio che voglio lasciare a tutti, che è un po' quello della storia che vi ho raccontato prima. Alla fine sì, io ho parlato del mio iter in Inghilterra, il cambio di destino, però poi a me il destino mi ha riportato a casa mia, mi ha riportato a Maratea, però non mi ha portato da solo, nel senso che sono stata anche io a voler tornare e avere il coraggio di tornare, perché noi viviamo in un territorio bellissimo, però che è fortemente in difficoltà. E allora dobbiamo essere noi coraggiosi ad aiutarlo, perché lui non ci aiuta più. Eh beh, ci ha già dato tutto. Ci ha già dato tutto. Dobbiamo avere il coraggio di aiutarlo e restare, soprattutto aiutare quelli più giovani, che in questo momento non ci stanno capendo più niente, parliamoci chiaro. Sì. Non ci stanno capendo più niente di come, di quanto vale questo posto, di quanto può dare e quanto loro possono dare a questo posto. E quindi, se potete, restate a casa e aiutate il territorio come potete, con il vostro lavoro, con le vostre idee. Dal nulla può nascere un'avventura. Il mio ristorante è nato dal nulla. Una sera parlavo col mio compagno, lui si stava trasferendo alle Maldive, quindi parliamo dall'altra parte del mondo, e lui mi disse: sì, che bella strada che sto facendo, sto girando il mondo col mio lavoro, però chissà come sarebbe bello poter fare il mio lavoro a casa, aprire il mio ristorante a casa. E lui ci ha provato. E ci siamo guardati, ho detto: perché non lo facciamo? Ah no, perché che facciamo? È impossibile. Come facciamo? L'Italia non ti aiuta, soprattutto se sei giovane e vuoi aprire un'attività, specialmente a Maratea, fare questo tipo di ristorazione, perché è un tipo di ristorazione diversa, sperimentale. Siamo due pazzi, ci abbiamo provato, è andata bene. Quindi bene. A volte il coraggio aiuta, e quindi non dovete mai smettere di avere coraggio.